Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Sul blog di oggi, su TAC e Medicina, a cui è dedicato questo video, abbiamo parlato di una patologia molto complessa per la quale non mi permetto di parlare, la fibromialgia. Il mio articolo si dedica alla particolarità, il dolore cronico che caratterizza la fibromialgia insieme a tanti altri sintomi, nell'uomo ipogonadico. Studi non recentissimi del 2015-2016 hanno dimostrato come la supplementazione di testosterone nel paziente ipogonadico affetto da fibromialgia poteva migliorare di molto il dolore, ridurre il dolore che accompagna la fibromialgia. Questo per quale motivo? Essenzialmente sappiamo ormai come la carenza di testosterone predispone a malattie infiammatorie croniche. E anche uno stato infiammatorio cronico del sistema nervoso centrale nocicettivo, ossia la parte del sistema nervoso che interpreta il dolore, se in una condizione di infiammazione cronica, può chiaramente alterare il segnale e generare quindi un segnale amplificato, causa anche di un dolore, quindi di tipo centrale, che poi il dolore è l'elaborazione dei segnali periferici che vengono elaborati a livello centrale. Se a livello centrale abbiamo un'amplificazione del segnale, quello che può essere, per esempio, un semplice toccare può diventare un dolore e un fastidio. Quindi ecco, questo studio ha dimostrato come la supplementazione con testosterone e propionato in forma di gel al 2%, somministrato per un periodo minimo di 3 mesi, oltre che a riportare i valori di testosterone, non dico ottimali, ma avvicinandosi alla soglia minima, portava effettivamente una riduzione importante del dolore. Quindi, nell'uomo, chiaramente il target è l'uomo ipogonadico, quindi l'uomo affetto da fibromialgia, nel quale si individuano bassi livelli di testosterone. Bassi cosa intendiamo? Dobbiamo anche adeguarci ai numeri, al di là del relativo, il basso può essere quello che è alto per me e basso per un'altra persona. Le linee guida ci indicano un testosterone basso quando è da 3,5 in giù nanogrammi decilitro. Quindi con questi valori, un dolore nel paziente, nell'uomo affetto a fibromialgia, una sostituzione, un aiuto esterno col testosterone potrebbe essere un'arma terapeutica per migliorare l'interpretazione del dolore e sicuramente migliorare la qualità della vita. Con questo vi saluto e vi auguro una buonissima giornata e fine settimana.